Salve gente, sono Larus e quindi qui su Civilization 5 Brave New World con i nostri veneziani. Nell'ultima puntata abbiamo fatto un po' di colpi di stato in varie città-stato, in particolare Biblo, che era da sempre una roccaforte babilonese, solo che adesso è passata al dominio veneziano. Non mi ricordo oltretutto dove, credo la Valletta, probabile la Valletta e a Caochia abbiamo fatto qualche colpo di stato. Quindi ci siamo guadagnati dei gran seggi nel Consiglio Mondiale delle Nazioni. Infatti adesso abbiamo 16 seggi e Babilonia solo più 13. Quindi se in futuro faranno un'elezione sia sul leader mondiale sia sull'host, sull'ospite oppure delle Nazioni Unite, molto probabilmente vincerò. Ed è un bene. Ricordo che le Nazioni Unite si chiamano Gay Pride da quando ho modificato. Dopo il primo seggio avvenuto. Me lo dice quando è stato il primo seggio? No, credo di no. Tutte le risoluzioni no. Però credo nel 1500-1600. Ok, qua Melbourne. Non sono quasi più alleato con loro, quindi dono un po' di soldi. Ok, con Alma ti faccio anche un'altra donazione, non si sa mai. E potrei fare turno successivo. Vancouver dovrei anche fare una piccola donazione. Sono alleati con i babilonesi, però mi servirebbero altri 49 punti e non ho abbastanza soldi. Potrei puntare su altre città-stato attualmente. Sì, forse è arrivato il momento di lasciare da parte la mia mezza neutralità e schierarmi dalla parte della coalizione, diciamo, anti-babilonese. Devo trovare alleati alla fine. In futuro vorrò prima o poi dichiarare guerra ai babilonesi, oppure se non dichiarerò guerra ai babilonesi, essi dichiareranno guerra a me. Quindi, meglio fare un'alleanza con il presidente Gajah Mada dell'Indonesia. Se non erro, Gajah Mada non aveva proprio uno stato chiamato Indonesia. Nella realtà aveva l'impero Majapahit, che stava proprio sulle isole dell'Indonesia. Però è crollato, cioè, verso il 1200, poi dopo è crollato abbastanza rapidamente. Poi dopo è crollato definitivamente all'epoca del colonialismo olandese? Forse prima portoghese e poi dopo olandese. Ok, i portoghesi sono felici per l'alleanza con l'Indonesia. Molto bene. E una città si è rivolta. La città Zulu di Kangela è entrata da parte dei brasiliani. Sono molto contenti i brasiliani per la mia alleanza stipulata con Davshan Alexamanim. Sì, diritto di passaggio che almeno riesco anche a far influire il mio turismo verso i babilonesi. E oltretutto Pedro II ha fatto il progetto Manhattan, quindi in teoria ha a disposizione le bombe atomiche. Noi siamo alleati con i brasiliani, non è un problema. Però comunque bisogna fare un po' attenzione in questa parte della partita, che basta poco per far scoppiare il mondo. E quindi non è una grande cosa, perché il mondo è bello, non facciamolo saltare in aria. Perché? Bombardiamo intanto questo campo barbarico. Bombardato, distrutto. Continuo a stare qui finché non arriverà un'unità di cavalleria. Posso mandare un'unità di cavalleria effettivamente qui. Ci metterà 4 turni. E solo prendo un malus di ferro. Tanto la nave da carico la mando ad Agadir. Poi posso stare abbastanza sicuro, non dovrebbero esserci barbari in giro. Zanzibar è alleati con i babilonesi. Budapest. Ah, intanto vediamo qui le missioni. Ok, terminato l'accordo con Pedro II. Tutti questi accordi. Ok. Kathmandu non è alleata con nessuno. Posso fare un po' di donazioni.
Sì, faccio una donazione di 1000 e poi quando avrò altri soldi farò altre piccole donazioni. Meglio che la proteggo un po', che così aumenta di poco l'influenza nei loro confronti. La Wenta vuole il valdismo. In teoria potrei mandare un po' di tizi in giro a spreadare il valdismo. Solo che non voglio, perché mi serviranno poi in futuro questi punti grandi, questi punti fede, per creare grandi personaggi, per poi dopo creare grandi manufatti. Progetto Manhattan. Kangela è diventata brasiliana dopo una rivolta. E Praga ha dichiarato guerra ad Assurbanipal, perché Praga ha più influenza, cioè l'Indonesia ha più influenza di me a Praga attualmente. Ah, gli indonesiani stanno facendo un po' alleanze con varie città-stato. Però non avranno mai abbastanza città-stato. Intanto le mie spie cosa stanno facendo? Sì, mi è morta Gasparo, che è un problema, perché adesso, senza una spia di grado 3, sarà abbastanza faticoso poter rireclutare una spia di grado 3. Le spie di grado 3 servono tantissimo, soprattutto per i golpe più che altro. È solo che l'ho sfruttato un po' troppo. Questi cavalieri non si trovano tanto bene, saranno distrutti credo adesso. Sì, sì. Un'unità speciale Shoshone, che rimpiazza la cavalleria. Nuovo accordo di ricerca tra Portogallo e Brasile. Deveremos prosperar através do comércio? Sì, diritti di passaggio assolutamente, perché no? La Valletta ha dichiarato guerra a Casimiro. Ah, perché hanno fatto un colpo di stato babilonese alla Valletta. Sto riperdendo città-stato e non è un bene. E sto perdendo il controllo della Valletta, questo lo sapevo. Purtroppo. Non è un bene. Siamo al 2026, tra circa 24 anni finirà la partita. E adesso Niccolò De Conti lo posso mandare a Almaty a fare una missione commerciale, che così guadagno un botto di soldi. Ok, è nata una nuova spia, Bartolomeo. La manderò a... la Valletta, perché l'avevo persa poco. Intanto Kathmandu. Dono... quanti soldi ci vogliono? Mi sa che donerò 500, che così diventeranno miei alleati. Ci sono solo un po' di barbari attorno a Kathmandu. Posso mandare una fregata per distruggere, o almeno tenere sott'occhio la situazione di barbari nella città. Poi direi che posso fare un altro turno, non è che si fa un granché in questi turni. Però vediamo intanto gli assiri collassare sotto l'attacco degli indonesiani. Anche se stanno un po' difendendo gli assiri, però sono un po' condannati, sono attaccati da un lato dagli Shoshoni, dall'altro dagli indonesiani. Io non li attaccherò perché non voglio sprecare soldi, forze, energie, uomini in un attacco del genere. Magari potrei prendere Nimrud, anche è un buon porto commerciale magari, però no. Perché comunque non mi conviene. Non vedo il perché. Alla fine posso sempre commerciare con questa città. La Valletta vuole che Colombo sia tiranneggiato. Sto perdendo il controllo di Kabul. Ah, intanto troppe cose. Qui a Venezia facciamo un ripetitore, così abbiamo uno slot per una grande meraviglia. Direi di fare un embargo ai babilonesi e abolire i tartufi. Perché? Intanto facciamo tutto su babilonesi.
Così non sarà più possibile commerciare i babilonesi. I babilonesi soffriranno una crisi. Tanto qui ci sono i Keshba. I Keshba sono buoni. Mi ricordo che avevo fatto la mia prima partita su Brave New World con i marocchini. Mi sono trovato molto bene. Molto molto. Sono una fazione buona, molto sulla cultura e sul commercio in generale. Ho fatto una vittoria per turismo, per cultura alla fine. E abbiamo oltretutto convertito la popolazione marocchina alla nostra cultura. Guardiamo un attimo rapidamente quante civiltà abbiamo convertito. 4 su 10, siamo a metà strada. Anche gli Shoshoni. Siamo a metà strada, come ho detto. Ed è un gran bene. Perché... no, come? Adesso 3 di 10. Cosa vuol dire? Ah, con gli Shoshoni sono tornati un attimo su, forse. Non lo so che cosa è successo di preciso. Quindi... comunque i Shoshoni e il Marocco sono prossimi alla totale conversione. Brasile tra 17 turni, Assiria tra 15 turni, poi Babilonia tra un bel po'. Tra un bel po'. Gli Zulu sono molto acculturati, però comunque hanno un problema di rivolte interne che potrebbe essere oltretutto un po' dal... ah, devo fare una proposta. Potrebbe essere un problema anche... per la loro civiltà. Tanto siamo riusciti a fare l'embargo a Babilonia. Io direi di fare i giochi internazionali. Sì, facciamo i giochi internazionali. Come funzionano? Qua c'è scritto: da inizio al progetto giochi internazionali. Una volta avviato, le civiltà possono fornire produzione per il suo completamento, selezionando il progetto nella lista di possibili produzioni nella città. Una volta completato, le civiltà ricevono bonus diversi in base all'entità del loro contributo. In poche parole, credo che avete capito benissimo, praticamente le civiltà nelle loro città, una volta che sarà pronta questa risoluzione, possono costruire questa sorta di gioco internazionale. Praticamente, tu selezioni la produzione, la città produce produzione per questo progetto, e dopodiché la civiltà che produce più produzione, appunto, per questo progetto vincerà vari bonus. Quella che produce più in assoluto, 100% di turismo per 20 turni, politica sociale gratuita, buono. Invece, il secondo arrivato, 3 più di felicità, aumentò a una tantum di 30% di influenza delle città-stato. E invece il terzo, 3 più di felicità. Se uno arriva prima, non voglio ricordare che prende tutti gli altri bonus, oltre al primo. Quindi è una buona cosa. Quindi facciamo i giochi internazionali. Sì. Conferma, proposta. Sei sicuro? Sì. Ora, vediamo le soluzioni. Abrogare il tartufo non è passato. Tutti hanno votato no. Invece vediamo un po' chi ha votato sì e chi ha votato no per la mia proposta dell'embargo. Hanno votato solo no gli Assiri e i Babilonesi. Il resto tutti sì. E adesso voglio vedere come se la cavano i Babilonesi. Senza supporto economico dovrebbero collassare prima o poi. Vediamo. Kidzil, ho impressionato Kidzil con la sua cultura, con la mia cultura. E va bene. Sì, Biblo vuole stringere relazioni con civiltà scientifiche. Con la Valletta non sono quasi più amico. È un problema. Ah, Braga è sotto ancora il dominio degli indonesiani, non è un bene. E Caocchia è sotto gli indonesiani, però adesso farò una piccola donazione. Molto bene. Ok.
Sì, posso fare turno successivo. Questi turni qua passano abbastanza velocemente, non è che ho tante cose da fare in questo turno. Facciamo l'attacco con la cavalleria all'accampamento barbaro. Assieme a un calo di frame rate. E bene, molto bene. Distrutto questo accampamento barbarico, non dovremmo avere più tanti problemi in questa zona per il commercio. Però la città di Kadesh si difende. Gli assiri non vogliono mollare. Casimiro IV. No, grazie. No, tu sei terzo già. No, no, comunque no, non voglio fare questi scambi attualmente. No. Adesso tutti proporranno scambi. Iniziano i primi bombardamenti della storia nel 2028. Siamo circa un secolo in ritardo. Se non erro, il primo bombardamento nella storia mai effettuato. Bombardamento aereo. Primo bombardamento aereo nella storia è stato fatto dall'esercito italiano. Esercito regio italiano. No, comunque. Durante la guerra italo-turca. La guerra per prendere quella scatola di sabbia chiamata Libia. In quella guerra, oltretutto, ci fu il primo bombardamento aereo. Infatti, nel periodo, diciamo, della prima guerra mondiale, prima dopo, l'Italia era tra le nazioni migliori per quanto riguardava la flotta aerea. Infatti, nella prima guerra mondiale, la flotta aerea italiana era molto potente. C'erano i fratelli Baracca, oltretutto, che erano abbastanza bravi. Poi, oltretutto, il primo bombardamento è stato appunto nell'aereo, parlo, sempre bombardamenti aerei, quelli terrestri magari da tempi immemori, dall'invenzione della catapulta, forse. E comunque, per dire, cose che uno non sa, ho scoperto l'altro giorno. Stai perdendo il controllo di Samarcanda e non sono più alleato con Kabul. Chi è adesso alleato con Kabul? Sono sempre alleato con Kabul, che cosa stai dicendo? Io sono più che alleato con Kabul. Ah, con Samarkand sta scendendo l'influenza, quindi faccio una piccola donazione. Sì, Kaokia vuole fare varie missioni. E Almaty mi ha conferito un'unità di fanteria della Grande Guerra. Appunto, siamo forse un anno in ritardo in confronto alla tecnologia reale. Bisogna dire che però ci sono i brasiliani già col progetto Manhattan. Che buon per loro, per carità. Ora, muoviamoci. E intanto questa fregata la lascerò qua per controllare un po' chi passa di qui. Farò vigila. E starò... Buonanotte, starò lì. Fermo, e non mi muoverò. Ok. Fante la Grande Guerra, stai lì. Se bad prora. Non so che cos'è. Credo di aver visto una volta la Civilopedia. Forse mi sto confondendo con un'altra meraviglia. Che doveva essere un centro per turisti, per nazisti, della Germania nazista, durante, poi dopo, costruito nel Mar Baltico, in cui tutte le famiglie della Germania nazista dovevano andare lì. Doveva essere anche un progetto, non so se l'hanno costruito veramente oppure no, però comunque andiamo a controllare. Sebad Prora, nome più che altro russo, sembra, o polacco, a me sa di nome polacco. Almaty, mi pare che c'è la Babilonia. Samarinda. Che bella città. Che bel nome, Samarinda. Mi sa di Tamarindo. Magari, che ne so, fanno nella città di Samarinda in Indonesia, faranno, che ne so, caramelle al tamarindo. Non mi piace a me il tamarindo, devo essere sincero. Non mi piace tanto. Ora, andiamo a commerciare a Lisbona. Che dà un po' di più di oro.
Sì, questi turni non è che abbiamo un granché da fare. Qua a Praga possiamo rendere alleata? Assolutamente no. Intanto possiamo fare... Sì, manipolare le elezioni ce la stiamo facendo un po' in giro. Vancouver, altri 50 punti. Bucarest, alleata con nessuna. Faccio una piccola donazione di 1000 euro. Poi dopo il turno successivo farò un'altra donazione. Strano che Bucarest non ha ancora un protettorato di qualche nazione tipo Brasile, Indonesia o Venezia. Casimiro ha dichiarato guerra a Shaka. E Pocatello ha dichiarato guerra a Shaka. Hanno fatto una guerra combinata. Casimiro sbarcherà molto probabilmente da Varsavia, non so, da qualche città qui. Però non credo che sia una buona idea, perché è in guerra con Babilonia. I babilonesi sono un gran problema. Però comunque i Shoshoni ce la possono fare. Hanno gli aerei, hanno di tutto e di più. Bisogna anche dire che però i... come si chiamano? I tizi Zulu hanno un bonus, credo, con la polvere, contro la polvere da sparo. Quindi vediamo un po'. Qui c'è l'artiglieria di Kathmandu che distrugge l'accampamento barbarico. Tanto sono riuscito a manipolare le elezioni a Riga. Riga, città della Livonia. Non mi ricordo. Dell'Estonia, della Livonia, credo. No, la Livonia non esiste più, che cavolo sto dicendo? Della Lettonia? Sì, credo Lettonia. Lituania quella più a sud, Estonia quella più a nord, Lituania quella in mezzo. No, Lettonia quella in mezzo. Che nomi strani, non mi dimentico sempre di quei nomi. La Lituania me la ricordo un po' perché... Dai, la Lituania è stata un po' importante nel corso della storia. L'Estonia si è fatta invadere nel corso della storia. Lettonia. Cosa avrà mai fatto la Lettonia? Qua ci sono questi balestrieri che controllano l'isola. Così a caso. Posso fare ancora un turno successivo? No. Scherzavo, non volevo farlo. Tanto Niccolò De Conti. Faccio... Eseguire missione commerciale. Ho guadagnato 1000 euro. E ho stretto un'alleanza. Con Bucarest invece faccio una piccola donazione di 500. Tanto a Riga ho fatto qualcosina. Non sono andate bene queste elezioni. A Colombo no, non posso fare nulla. La Venta è babilonese. Più o meno tutte le città-stato del mondo sono controllate adesso. Ok. Possiamo fare turno successivo. Ebbene, siamo nel 2031, quasi 2032, e non voglio fare nessun accordo. Al-Mansur ha dichiarato guerra a Shaka, tutti stanno dichiarando guerra a Shaka. Poveri Zulu. Invece io me ne sto un po' fuori. Non voglio dichiarare guerra agli Zulu. E non voglio dichiarare guerra a nessuno. Assolutamente. Non è che è tra i miei piani a breve termine. Tanto gli Assiri li davo per spacciati un paio di puntate fa. Ma si stanno difendendo molto bene. Veramente molto bene. Pensavo che la flotta indonesiana avesse fatto qualcosa. No, forse sta attaccando Nimrud. È una tattica stupida. Io non capisco perché spesso il nemico, anzi l'attaccante, spesso li ha, divide le unità per mandare in città diverse. Io sono della tattica marcia divise, combatti assieme. Quindi se si attacca una città, anche se piccola, a meno che c'è, sei proprio sicuro che con la metà delle tue forze o anche meno puoi farcela, va bene. Però comunque, secondo me, io punterei sempre sull'attaccare con tutte le forze una città, specie se sono vicino. Poi ovviamente sono forze impiegate in parti del globo diverse, non ci puoi fare nulla.
Direi di fare una fabbrica, che così posso anche avviarmi poi dopo nella produzione del turismo accelerato, aumentato del 100%. E ho scoperto oltretutto anche il volo. Poi i bicchieri della valetta sono ancora un po' antichi. Qua ci sono. C'è la fanteria moderna. E qua ci sono i bicchieri. Fanteria moderna, bicchieri. Anche Pedro II ha dichiarato guerra agli Zulu. E Shaka. Eh sì, buonanotte. E Nabucodonosor II dei babilonesi mi ha denunciato. Non so perché. Vediamo un po'. Nel congresso mondiale, come ce la passiamo? Sì, io detengo molti più seggi rispetto a loro. Molti di più. Poi, oltretutto, se divento host del Gay Pride, riesco anche a controllare meglio tutto quanto. Però non sono quello che ha fatto più punti. Quindi, se si vince per tempo, io dovrei perdere. Dovrei perdere, sì. Arriverei terzo. Però non voglio perdere per tempo. È una roba brutta. Oh, un grande musicista e anche un grande mercante. Grande mercante lo manderò a Praga. E oltretutto il grande musicista è Cecil Bustament Campbell. L'avrò storpiato il nome. Però potrei anche andare in tournée. Vediamo un po'. Oh, sono influente su tutti questi qua giù. Tranne con gli Zulu. 7 turni col Brasile, 441 con l'Indonesia. 13. Fammi vedere. Effettivamente non è che. Mi servirebbe un granché attualmente fare. Lo potrei tenere da parte, poi dopo lo mando in tournée da qualche parte. Teoria. Dovrei tenermelo. Dovrei accumulare grandi musicisti per il futuro. È sempre bene arrivare a una parte della partita in cui uno accumula grandi musicisti che potrà utilizzare poi dopo nel futuro. Qua direi di fare. Anche. Non so. Facciamo un altro principio ideologico. Magari. Capitalismo. Perché no? Guadagno più soldi. No, divento più felice in teoria. Non l'ho guardato. Non importa. La cavalleria. Mettiamola da parte. E ok, gente. Credo che per questa puntata è tutto. Votate, commentate. Ci sentiamo alla prossima, da Laros è tutto, ciao!